buongiorno a Davide Giacalone, che ritroviamo per la rassegna stampa. Eccoti. Buongiorno, bentrovati. Buongiorno Davide, allora prima pagina del Sole 24 Ore, piano nazionale di ripresa e resilienza, la sfida del 2022 è investire 27 miliardi e mezzo per avviare 167 progetti, e questo è il piano di rilancio, programmi aumentati rispetto ai 106 dell'anno scorso che erano pari a circa 15 miliardi e mezzo di euro. Il piano di quest'anno sarà del 50% superiore nei progetti e del 77% superiore nella spesa. Se ne parla su diverse prime pagine, anche quella del giornale Giustizia nel caos, il Consiglio di Stato azzera i vertici della Cassazione. Allora, ieri pomeriggio, ieri verso sera, è successo qualcosa di enorme in Italia e mi stupisce molto che quotidiani come Corriere della Sera, Repubblica, addirittura la mettano, diciamo, nelle pagine interne come notizia secondaria o di cronaca o particolare. È una cosa enorme, cioè il Consiglio di Stato, ovvero i vertici della magistratura amministrativa, ha decapitato la Corte di Cassazione, cioè i vertici della giustizia penale, definendo illegittime e annullando le delibere che risalgono al 2020 del Consiglio Superiore della Magistratura, quindi dell'organo costituzionale di autogoverno della magistratura, perché quelle nomine risulterebbero, leggo testualmente nella sentenza, manifestamente irragionevoli e difettosamente motivate. Beh, è una forma di autodemolizione della giustizia, una dimostrazione di decomposizione del corpo della giustizia che richiede una immediata attenzione da parte del legislatore, non del governante, perché c'entra niente il governante, ma il legislatore certamente sì, pone un problema enorme, guarda caso, al Quirinale, cioè al punto di equilibrio dei poteri in Italia, il tutto la settimana prima, perché la settimana prossima si fa l'inaugurazione dell'anno giudiziario, che per carità è un rito inutile, totalmente, sono anni che è totalmente inutile, ma sarebbe il posto dove i decapitati dovrebbero prendere la parola. Questa è la scena. Ora, voglio dire che tutto questo non crei un allarme enorme dal punto di vista, diciamo, dell'informazione, ma anche dal punto di vista della politica, perché adesso ci arriveremo, per carità, ma tutti a parlare di quello si candida, la riserva, non la riserva. Ragazzi, ci sarebbero alcuni dettagli, come per esempio la giustizia in palese manifesta decomposizione. E di politica si parla anche sulla prima pagina della Repubblica, ci soffermiamo su questo quotidiano, titola così: la corsa al Quirinale, prigionieri di Berlusconi, il prossimo test del governo, la revisione degli stati dell'Unione Europea. Andiamo però nelle pagine interne, precisamente a pagina 25, spazio alla cronaca. In cattedra con un curriculum falso, la Sapienza sospende il professore per 4 mesi, non potrà insegnare e non percepirà lo stipendio. Allora, naturalmente questo non è un caso neanche lontanamente paragonabile a quello di cui ci siamo appena occupati, cioè del Consiglio di Stato che decapita la Cassazione, però sapete, l'università, poi ci si forma all'università, tutti i giuristi sono prima ovviamente laureati in giurisprudenza, in questo caso siamo nel campo della medicina, però sempre le regole dell'università sono professore e poi primario, per questioni che si riguardano la bocca, ma sì, lo facciale, perché l'hanno nominato sulla base del curriculum, quello che ha perso, perché è andato avanti questo, ha fatto ricorso e non se lo sono filato, poi dopodiché ha continuato nel suo ricorso e si è accorto, cioè ha potuto documentare che quello che sta scritto nel curriculum del vincitore è in parte falso, non è mai vero, non era vero. E a quel punto l'università, la Sapienza, non ha potuto non prenderne atto e perché c'è stata la sentenza e hanno ritenuto di avviare un procedimento disciplinare. La cosa che trovo comica, per cui segnalo un po' questa notizia, è che per quel che riguarda i concorsi futuri,
la commissione, la Sapienza dice: non ci assumiamo la responsabilità di quello che c'è scritto nel curriculum vitae. E scusate, e allora perché lo chiedete? Invece si fanno i controlli sui curriculum, i curricula si controllano, non è che c'è scritto qualsiasi cosa, ma financo nelle application per gli studenti che vogliono andare all'università negli Stati Uniti, che tu ci metti il curriculum, lo fai tu, ci metti quello che ti pare. Però ogni tanto fanno una, dice, ho lavorato presso Apple, fanno una telefonata dicendo: ma è vero che il signor Tadetali stava presso voi? Sì, arrivederci. No, arrivederci al signore, non lo prenderemo mai perché è un bugiardo. Che non si faccia per i concorsi universitari lo trovo singolare. Il Corriere della Sera, Berlusconi alla prova dei voti. Berlusconi è anche nell'apertura del Fatto Quotidiano. Figura adatta, succede davvero, il centrodestra candida via al Quirinale. Figura adatta, appunto, così lo definiscono Salvini e Meloni. Corsa al colle, Tajani, Salvini e Meloni scelgono il fondatore della coalizione. Conte, due punti, nome irricevibile. Nelle pagine interne, invece, nelle pagine di economia, si torna a parlare di Caltagirone e Generali. Sarà sfida colpi di lista e si accende il faro di Consob e Ivass. Il titolo in borsa cede l'1,6%, le accuse di Caltagirone, la replica e la scelta di Benetton. Di cosa si tratta? Perché, Davide, mi sembra una cosa molto confusa con tanti attori in campo. Allora, Generali è una grandissima compagnia assicurazioni, una delle più grosse, diciamo, società quotate nella borsa italiana, internazionale. Dentro Generali, Mediobanca sostanzialmente, diciamo così, la amministra, la controlla, ma non ha assolutamente il 12.82%, invece due gruppi, Caltagirone e Del Vecchio, si mettono assieme per provare a scalzare Mediobanca nella gestione di Generali. L'ho detta molto rozzamente, ma insomma la gara è acquistare acquistare le azioni per contare. Pensavano ad avere superato Mediobanca, non è andata così, perché, diciamo, con un artificio Mediobanca intelligente, tatticamente valido, si è fatta prestare delle azioni, quindi sta ancora in maggioranza. Caltagirone si dimette dal consiglio di amministrazione, la guerra si prepara per l'assemblea di aprile. All'assemblea di aprile le truppe si sfideranno. Tenete presente che Mediobanca e Caltagirone Del Vecchio, tutti messi assieme, non fanno il 30% più o meno, sì, delle azioni. Il resto è sul mercato, da cui appunto l'attenzione del mercato a quello che succede. Dice Ivass è la, diciamo, l'istituto che vigila sulle assicurazioni, fa bene. Consob dice: ha acceso un faro. Allora, questa storia di accendere un faro, io non so se tutti quanti sono o vi siete formati alle canzoni di Battisti e Mogol a fari spenti e vi è rimasta sta fissa del faro, ma cioè, il faro era la storia che si inventò Borrelli, diciamo, ha acceso un faro. Non è che accendi un faro, è il tuo mestiere, stai lì solo per questo, per, diciamo, la sua unica ragione di vita della Consob è controllare la regolarità di quello che avviene sul mercato, senza accendere i fari, cioè è proprio il mestiere. Oh, con l'occasione, visto che ci avete le mani sul cruscotto, ci sarebbe team, continuano a girare voci infinite, non sospendete la titolo quella della contrattazione di team, dopo sai che ha un mese che sta senza amministratore, in preda alle voci più totali, gente che dice stiamo raccogliendo i soldi, forse la scaliamo, forse no, c'è un'opa, non c'è. Se non accendete su team, temo che, diciamo così, forse ci potete mettere un lumino sul Generale. Abbiamo letto, Davide, la prima del Sole 24 Ore. Torniamo a parlare di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché l'accelerazione di cui parlavamo prima, l'aumento degli obiettivi, è legato alle spese per la svolta verde che aspettiamo da parecchio tempo e il digitale. Intanto c'è un accordo tra Draghi e ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, per ridurre, accorpare e qualificare le 36.000 stazioni appaltanti. Oh, questa storia delle stazioni appaltanti ne parliamo, cioè non si riesce a ridurre questa roba qui. 36.000 stazioni appaltanti sono una demenza. Dentro sono troppe, non riesci a controllarle, non riesci a dare un minimo di unità. Allora, il concetto qual è? È che una delle cose che va fatta, insieme all'afflusso di questa imponente di quattrini europei, di cui l'Italia potrà giovarsi, se sarà capace di giovarsi, dovrebbe essere la ristrutturazione. Non stiamo dicendo la riforma, ma neanche, ormai riforma non significa niente, la demolizione e ricostruzione di questi meccanismi. Questo però
comporta un impegno di stabilità e di continuità che non riguarda i prossimi 3 mesi, riguarda come minimo i prossimi 3 anni. Questo è il tema a cui sono chiamati. Quindi, anziché domandarsi la mattina ma che farà Draghi fra una settimana, il tema è: ma le forze politiche sono in grado di, della maggioranza naturalmente dico, sono in grado di dire ragazzi noi continueremo a sfidarci, ma da quando da quando smetteremo di essere, o non smetteremo mai di essere assieme, o da quando smetteremo di essere assieme, comunque chi vincerà continuerà, perché sennò tutto questo casca giù, eh? Un po' di Covid dalla prima del Corriere della Sera, lo stop del CTS, virus, il bollettino resta invariato, un sondaggio Italia divisa sulle misure. La troviamo anche sulla prima del Messaggero, che apre comunque con le bollette. Ecco il piano Draghi, cambia il metodo di contare i positivi, i medici dicono è un errore. Allora non è che se cambi il modo in cui conti le cose non cambiano le cose. Cambia il modo in cui le hai catalogate, vale per qualsiasi cosa. I numeri sono una cosa molto bella, però diciamo così, non è che cambiano la realtà. Allora, a cosa si riferisce questa? Cioè, perché poi si riesce a mettere in polemica anche quello che non dovrebbe essere. Si riferisce a questo. Casco, mi faccio male a una spalla, mi rompo qualche cosa e allora vado al pronto soccorso. Al pronto soccorso, come prima cosa, mi fanno il tampone. Ah, ci picchia, ma questo è positivo al Covid, il reparto Covid. Sì, il reparto Covid, ma io mica sono venuto per il Covid, io sono venuto perché sono cascato e mi sono fatto male a una spalla. E quindi in che contabilità vado? Vado in contabilità Covid. Dice no, adesso non li mettiamo più in contabilità Covid, perché questo falsa i numeri. Li mettiamo in contabilità traumatologia, però c'è il Covid. Sì, ma sempre in un reparto dove non sono insieme agli altri mi devono mettere, dal punto di vista della condizione. Allora, quello che tutti dobbiamo metterci in testa è che il problema non è il modo in cui conto le cose e ciò che ne deriva dal punto di vista di giallo, rosso, verde del colore della regione. Il problema è come faccio a limitare il numero dei contagi, naturalmente soccorrendo quello che si è rotto la spalla, anche se è positivo, ma mi pare ovvio, insomma, ci mancherebbe altro. Questo comporta naturalmente la diffusione del vaccino e il mantenimento di alcune precauzioni, sempre la stessa roba, ma insomma, se le conti in un modo o in un altro, il risultato noi non cambia eccessivamente. Ritorniamo alla politica, Davide, ne parlano sulle prime pagine di tutti i quotidiani, praticamente ci soffermiamo sulla prima del giornale L'ora del Cavaliere, si parla quindi di corsa al Quirinale, il centrodestra sceglie Silvio, la coalizione unita propone la candidatura al Quirinale di Berlusconi, figura adatta, sciolga la riserva. Cioè il centrodestra si è riunito e propone a Berlusconi di fare il candidato al Quirinale, cosa che aveva proposto Berlusconi al centrodestra e diciamo, quel recalcitranto ha dovuto subirlo. A Berlusconi non ha detto di tutto nella vita, ma riservato non gliel'aveva mai detto nessuno, diciamo così. Quindi il concetto che debba sciogliere la riserva lo consideriamo, diciamo così, un atto di comicità ieri, vuol dire soltanto che mancano ancora dei giorni e la partita è ancora aperta, tutto qua. Davide, prima pagina del giornale, più in basso, abbiamo ancora qualche minuto. Nicola Porlo parla di trappola del nuovo fisco, ecco chi pagherà più tasse. Allora, noi ne abbiamo parlato parecchio nelle ultime settimane e qui si scrive la riforma delle aliquote e il ceto medio, cioè come se ci fossero dei grandi esclusi dall'ultima riforma. Sei d'accordo? Secondo te come stanno le cose? No, nessuno. Sulla questione IRPEF nessuno paga un centesimo di più, diversi pagano un po' di meno. L'alleggerimento si concentra nelle fasce fino a 45-50 mila euro, fino a... Poi sì, ovviamente essendo scoglioni si riflette anche sulle fasce superiori, ma diventa insignificante, mentre per le fasce inferiori è aumentata la no tax area per i non pensionati, quindi un beneficio, e diminuiscono la seconda e la terza aliquota, che quindi assolutamente pagano di meno. Non so, per il resto non so che calcolatrici si usi. Davide, a proposito di calcolatrici, di numeri e anche di previsioni, ne abbiamo parlato domenica scorsa nell'indignato speciale. Come era ovvio, come scrive oggi La Verità, sto parlando di Covid e scuola, è scoppiato un macello. Tu hai davanti una donna distrutta, te lo dico Davide, siamo già in DAD, siamo già corsi a fare i tamponi introvabili e siamo quarantenati di fatto. Ho dovuto spostare anche la seconda dose, il richiamo
diciamo, del bambino, perché di fatto considerato quarantenato perché c'è stato questo contatto in classe con una bambina che è risultata positiva, pare lo fosse poi precedentemente anche. Però vogliamo dire, un'altra quindi c'è persona. Stato un solo caso di positività? No. Allora, uno che non si è capito bene chi fosse, poi da lì è partito il giro di tamponi ed è saltata fuori una bambina totalmente asintomatica in una classe di 21 alunni. Quindi tutti a casa. Tutti a casa. Corsa ai tamponi introvabili, la DAD che non funziona, genitori sclerati e tutto quello che ne consegue, come nel mio caso, ma non sarò l'unica, il dover rinviare la seconda dose di vaccino col rischio, come mi spiegavano ieri il numero verde della Regione Lombardia, di uscire dal ciclo vaccinale, cioè di aspettare troppo tra la prima dose e la seconda. Detto questo, mi appoggio alla verità, famiglia in disarmo, come era ovvio, pure la scuola è in DAD di fatto, in milioni a casa. Davide, indignati un po' con me. Ma intanto, diciamo così, bisogna suggerire al figlio i contatti con le bambine sono sempre pericolosi, quindi diciamo di stare attenti. Ma a parte gli scherzi, il concetto è questo. Ma non è che se tu avessi affondato la nave prima di salpare, non aprendo le scuole, ti saresti salvato dal fatto che poi alcune classi devono andare in DAD. Cioè, non è che se rimaniamo tutti a terra cambia qualche cosa. Quello che effettivamente è, diciamo così, insopportabile è la difficoltà di accesso ai test. Tra l'altro questa settimana c'è stato anche un emendamento sulle parafarmacie che volevano fare i tamponi. Sì, che non è passato però. Appunto, ma dici, ma scusa, ma perché? Cioè, ci sono quelli che uno può fare da solo, invece quelli in fondo niente. C'è questa forma di chiusura che rende un po' più complicate le cose. Però bisogna anche guardare all'esperienza che si fa altrove. Dovremmo essere vicini ad aver superato o comunque ad aver raggiunto il picco, quindi un po' di pazienza e se ne uscirà. Allora, noi continuiamo intanto, Davide, la nostra corsa, la nostra marcia di avvicinamento all'elezione del presidente, del prossimo presidente della Repubblica. Il primo scrutinio, lo ricordiamo, sarà il 24 di gennaio alle 3 del pomeriggio e continuiamo una marcia che abbiamo iniziato già da qualche giorno per ripercorrere la storia dei presidenti della Repubblica. Ieri abbiamo parlato della presidenza di Antonio Segni, brevissima, quasi 2 anni e mezzo, siamo arrivati al 1964. Il presidente di cui ci parlerai oggi, Davide, è Giuseppe Saragat. Giuseppe Saragat fu diciamo esponente socialdemocratico, uomo della resistenza, fu eletto al 21esimo scrutinio grazie a una trovata tattica sua, perché all'inizio i candidati erano Saragat, per l'appunto, per le sinistre di governo, i sinistri che governavano, Leone, Giovanni Leone per la Democrazia Cristiana, mentre i comunisti votavano Terracini. Siccome la cosa non si schiodava, allora Saragat ebbe la buona idea di dire: io mi ritiro e candidiamo Pietro Nenni. Questo fece l'unità a sinistra, che tutti votarono Nenni, però ovviamente non avevano ancora i voti per eleggerlo, quindi quando si sfiancarono di votare da una parte Leone e dall'altra Nenni, il risultato che si ripresentò sulla scena Giuseppe Saragat e fu eletto presidente, anche perché nel frattempo, nel 1964, era passato Natale, quindi diciamo così, la cosa cominciava a complicarsi. 21esimo scrutinio, è stato eletto. Leggo qualche volta dichiarazioni di oggi contemporanee che dicono: al Quirinale non c'è mai stato un leader politico. Alla faccia! Il signor Giuseppe Saragat, il partito l'aveva fondato, si chiamava il PISLI dopo la divisione socialista, poi prese un altro nome, il Partito Socialdemocratico, quindi il PSD, e comunico a quelli che veramente hanno litigato con la storia che è stato anche l'unico presidente della Repubblica che, quando smise di fare il presidente della Repubblica, tornò a fare il presidente del Partito Socialdemocratico. Quindi dire che non c'è stato di leader politici mi pare una tesi molto forte. Il sogno di Saragat è sempre stato per la sua vita l'unità dei socialisti, ma l'unità dei socialisti in chiave atlantica, occidentalista, tant'è che i comunisti lo accusarono sempre e lo accusarono costantemente durante la sua presidenza di essere un complottista al servizio degli interessi degli Stati Uniti d'America. Da presidente introdusse un'innovazione, i mandati vincolanti. Fino a lui
si dava il mandato a costituire un governo, cioè il tizio è incaricato di formare il governo. No, lui introdusse il mandato vincolante: ti incarico di formare quel tipo di governo, se ci riesci bene, se non ci riesci te ne vai. Parlò molto, però si intromise poco nelle questioni politiche, parlò molto ma parlò di resistenza, di lavoro, della patria, e mandò molti telegrammi, che era il suo modo di comunicare, tant'è che quando l'uomo sbarcò sulla Luna, Armstrong sbarcò sulla Luna, non se vi ricordate le immagini in bianco e nero sfarfallavano un poco, a un certo punto comparve un piccolo bagliore bianco sulla mano di Armstrong e forte braccio sull'unità scrisse: è il telegramma di Giuseppe Saragat, è riuscito a mandarlo anche all'uomo sulla Luna. Purtroppo, diciamo così, la sua presidenza tramontò senza che lui fosse riuscito a realizzare quello che voleva, cioè una sinistra democratica occidentalista di governo. Un progetto come tanti se ne sono provati, che poi non è andato in porto. Avremo modo di parlarne comunque. Come i Navigator. Sì, proprio la stessa cosa. Esatto. Non esattamente su via. Ecco qui, povero Giuseppe Saragat si rivolta nella tomba. Proprio ucciso con due parole. Con il massimo rispetto sia per Saragat che per i Navigator, forse il paragone è leggermente azzardato. Davide, la nostra corsa continua comunque domani, come anche la rassegna stampa che si ripropone puntuale alle 7:10. Intanto, buona giornata, buon sabato e buon lavoro. Grazie e buona radiovisione a tutti.